un patto per l'export al servizio dei territori, un'intesa tra consorzi ASI e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. È stato sottoscritto dalla Presidente del Consorzio ASI Caserta, Raffaella Pignetti, insieme al Ministro Luigi Di Maio e ai Presidenti dei consorzi ASI di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, ICE, Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane e la Regione Campania. La firma al CIS Interporto di Nola. Lo scopo del protocollo è quello di attivare un programma capillare di attività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese campane, in particolare di quelle localizzate negli agglomerati industriali, la cui gestione è affidata ai consorsi delle aree di sviluppo industriale. Claudio Ricci, amministratore delegato del CIS, e il commissario straordinario del governo della ZES Campania, Giosi Romano. C'è questo dato estremamente positivo di grande resilienza sotto il profilo dell'export. Il trend dell'anno precedente si sta confermando anche quest'anno e quindi questo è senz'altro un elemento di conforto. Il contesto peraltro di incertezza geopolitica e anche politica interna poi può costituire però un rischio che va controllato, mitigato e auspicabilmente che non si materializzi. Accordo di decisiva importanza sotto due angoli visuali: l'uno, quello che vuole la promozione delle nostre aziende all'estero e quindi l'accompagnamento del Ministero degli Esteri in questa funzione, e l'altro anche quello dell'attrazione degli investimenti nelle nostre zone, in particolare nella nostra zona economica speciale. Quella declinazione del concetto di internazionalizzazione sotto i due profili che non solo serve ad accompagnare le imprese all'estero, ma anche ad attrarre investimento nelle nostre aree.